Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Cari amici, eccoci arrivati a questa seconda tappa del nostro cammino di Avvento, che, come ci ricordiamo, non è soltanto una preparazione, io sottolineerei spirituale, alla venuta del Signore che ricordiamo nel Santo Natale, ma è soprattutto una disponibilità del cuore ad accogliere il Signore che viene ogni giorno. E questa venuta del Signore ogni giorno è quella verso la quale prestare massima attenzione, accorgersi, non come facevano ai tempi di Noè, quando Noè preparava l'arca per la salvezza dell'umanità dal diluvio e non si accorsero di nulla. Ecco, il tempo dell'Avvento è un tempo in cui siamo sollecitati a prestare attenzione, a diventare meno superficiali, più profondi nel nostro cuore, finché soprattutto il Signore nella sua venuta quotidiana, specialmente nei poveri, nei piccoli, negli umili, nei sofferenti, possa essere da noi riconosciuto e accolto. Abbiamo da qualche settimana terminato il Giubileo della Misericordia, e la misericordia
con il Vangelo che abbiamo appena ascoltato sembra che c'entri molto poco, perché avete visto che la predicazione del rude Battista è una predicazione che tende a scuotere le coscienze, è una predicazione che in qualche modo usa anche dei toni che almeno nell'apparenza esterna sono toni minacciosi. Ma San Giovanni Battista, che è una delle figure chiave dell'Avvento, che ci prepara all'Avvento, voi sapete che ha queste parole molto forti, perché l'Avvento è un periodo in cui siamo di nuovo chiamati alla conversione. La misericordia non è il buonismo, la misericordia è l'amore di Dio riversato gratuitamente nei nostri cuori, ma nel momento in cui ne facciamo esperienza, ci lasciamo toccare dalla grazia perdonante di Dio, noi sentiamo nel più profondo di noi stessi che la vita non può rimanere uguale a prima, che c'è bisogno di disporsi a una conversione. Sapete, questo vocabolo ha un non so che di quaresimale, perché è un vocabolo che noi utilizziamo in quel periodo. Ebbene, non siamo in quaresima, siamo in avvento, il che significa che è sempre tempo di conversione, cioè di cambiare mentalità, di cambiare stile di vita, di renderci, ripeto, più disponibili ad accogliere il Signore che viene. È un invito alla preparazione, alla conversione, è quello che Giovanni Battista ci fa. Ci fa con la sua parola tagliente, ci fa smascherando ogni ipocrisia, anche di coloro che dicono di credere in Dio e pensano di potersi salvare quasi come se la religione fosse una rendita. Noi siamo figli di Abramo e perciò ci dobbiamo salvare, noi siamo cattolici e perciò ci dobbiamo salvare. No, noi ci salviamo nella misura in cui accettiamo il Cristo Salvatore che viene nella nostra vita e la sconvolge talvolta, volendo trasformarla davvero per renderla una vita bella, piena, significativa. Allora Giovanni Battista, con la sua parola forte e gagliarda, riprende quell'avvertimento che già Paolo ci aveva lasciato nella seconda lettura di domenica scorsa. Vi ricordate? Svegliatevi, è ora di svegliarsi dal sonno. E Paolo ci aveva dato anche dei contenuti precisi per cui dovevamo svegliarci, non vivere pieni di liti, gelosie, invidie, non vivere nelle ubriachezze, nelle orge, nella vita sfrenata fondata prevalentemente sul piacere. Altrettanto fa Giovanni il Battista, chiedendo di cambiare la nostra vita e dandoci anche una testimonianza di come cambiare la nostra vita. Il suo abbigliamento, la sua parola, il suo andarsene nel deserto per fare questo grido, questo appello alla conversione, la dice lunga anche sulla proposta di uno stile di vita improntato alla sobrietà, improntato alla essenzialità. È vero che tutto quello che si dice rispetto ai vestiti che porta addosso non sono soltanto segno della sua sobrietà ed essenzialità di vita, ma sono anche rappresentativi della sua missione profetica. Monsignor Ravasi, qualche anno fa, commentando questa parte, si faceva una lunga camminata nelle pagine dell'Antico Testamento e anche del Nuovo Testamento, dimostrando come ogni vestito che porta addosso Giovanni Battista è il richiamo forte di una simbologia che aveva a che fare con la missione del profeta, con colui cioè che è chiamato a preparare la via del Signore e quindi a raddrizzare tutti i sentieri che si sono distorti, ad abbassare le montagne che talvolta si sono fatte tra noi e gli altri. In questo senso davvero l'Avvento può essere una bella opportunità per riascoltare di nuovo gli inviti che il Papa ha fatto durante tutto questo anno dedicato al Giubileo della Misericordia. Un invito che dice l'apertura del cuore, perché soprattutto il fratello, la sorella che è dinanzi a noi, di qualunque fede religiosa, di qualunque condizione sociale, ma permettete, soprattutto quei fratelli e quelle sorelle nei quali di più si manifesta il volto di Cristo, perché sono più deboli e più fragili, possano trovare accoglienza nella nostra vita. Allora è chiaro che la nostra vita deve essere una vita in continua trasformazione, per cui l'Avvento è un periodo che, come la Quaresima, esige altrettanto da parte nostra uno sforzo ascetico. Più parola di Dio nella nostra vita, perché è lampada ai nostri passi. Più preghiera, perché è la preghiera che ci permette di avere un cuore pronto e accogliente. Più fiducia nel Signore, come l'ha avuto Maria,
l'altra grande madre spirituale del nostro avvento. Più opere di carità, più opere di misericordia in continuità col Giubileo. Sapete che è proprio di questi giorni un'indagine che, se non sbaglio, il Censis ha fatto in Italia, come gli italiani hanno vissuto il Giubileo. E si è avuta da un lato la graditissima sorpresa che il valore del perdono chiesto, ricevuto e donato è stato molto presente nella vita degli italiani. Moltissimi dei nostri amici di questo stivale così tragico e amato si sono aperti alla grazia del perdono, riaccostandosi magari dopo anni alla confessione anche sacramentale e rendendosi disponibili a regalare il perdono che gratuitamente hanno ricevuto da Dio. Purtroppo, almeno dall'indagine esterna, è apparsa una poca disponibilità a compiere le opere di misericordia corporale e spirituale. Allora viene questo avvento, prepariamoci alla venuta del Signore e riprendiamo il buon proposito di prepararci a questa venuta operando misericordia nel corpo e nello spirito a tutti i fratelli e le sorelle, soprattutto i più piccoli e deboli che il Signore mette quotidianamente nel nostro cammino e sono il segno della bussata di Lui al nostro cuore. La venuta di mezzo la chiamerebbe Bernardo di Chiaravalle, cioè la venuta quotidiana in Gesù, affinché quando Gesù tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e ci consegnerà al Padre, la nostra vita sia piena di amore. Buon avvento, buon cammino a tutti.